Inaugurato oggi 28 marzo presso la sede di Via Vernieri in Salerno, il gruppo appartamento Il Diamante SID, alla presenza tra gli altri dell'assessore alle politiche sociali del comune di Salerno Paola De Roberto e del presidente del villaggio di Esteban Carlo Noviello. La cooperativa sociale Il Villaggio di Esteban si fa promotrice della realizzazione di una nuova attività nell'ambito dei servizi sociali dedicati alla salute mentale, con un servizio residenziale a carattere familiare a basso livello di protezione per persone adulte con disagio psichico, le quali iniziano un nuovo percorso di ulteriore autonomia dopo l'esperienza nella casa alloggio. Il gruppo appartamento infatti permette agli ospiti di gestire autonomamente gran parte della quotidianità, occupandosi così della gestione della casa, sia per quel che concerne la vita comunitaria, sia per quanto riguarda i propri spazi e i propri tempi. Il tutto con il supporto degli operatori che sono al loro fianco per qualsiasi necessità. Dopo più di 20 anni di esperienza nell'ambito della salute mentale, attraverso la gestione delle prime comunità psichiatriche nella città di Salerno, ora denominate case alloggio, e dopo l'apertura di un primo gruppo appartamento nel 2016, il villaggio di Esteban ha deciso di offrire un ulteriore servizio alla comunità per accompagnare le persone che ne hanno bisogno in un percorso che si pone come fine quello della vera autonomia. Il nome scelto per questo nuovo servizio è dedicato alla memoria di Syd Barrett, fondatore e membro dei Pink Floyd, prima che le difficoltà legate alla sua salute mentale non lo costringessero ad allontanarsi dal gruppo che ha cambiato la storia del rock e alla canzone che i suoi compagni di avventura gli dedicheranno qualche anno dopo, Shine On You, Crazy Diamond. Siamo davvero contenti, è un servizio questo del gruppo appartamento per la salute mentale che volevamo realizzare da tantissimo tempo. Non è una novità assoluta perché in realtà il villaggio non solo si occupa di salute mentale da ormai più di 20 anni, ma in realtà già nel 2016 abbiamo aperto il primo gruppo appartamento appunto legato al mondo della salute mentale. Avevamo voglia di risperimentarci in questo settore allargando il nostro lavoro, sia perché è un servizio che oggettivamente serve, ci viene richiesto, ma è anche importante perché è un ulteriore passo verso l'autonomia delle persone che hanno la possibilità di sperimentare, di vivere in comunità, sì, ma anche con un grado di autonomia molto sostenuto per cominciare, diciamo, ad allontanarsi dalla residenzialità pura. Riteniamo che sia un passo importante per i servizi sociali in generale della città di Salerno, speriamo, come dire, di riuscire a dare delle risposte come abbiamo sempre fatto.